Turno esterno sia per il Viareggio che il Givibolgo in serie di bianconeri. Dopo la vittoria con lo Spoleto sono di scena sul campo della Collisiana e mister Pierini intende dare continuità al pareggio di Città di Castello e i tre punti di 7 giorni fa conquistati con merito da parte della formazione bianconera per cercare di guadagnare posizioni in classifica ed uscire finalmente dalle zone calde della classifica. Mancherà lo squalificato Visibelli, Rosati per in Fortunio e Matteo per questioni di tesseramento. Buone notizie intanto per il trequartista Lagia, che è stato convocato per un raduno con la rappresentativa di Serie D che prenderà parte alla prossima Coppa Carnevale. Da lunedì a mercoledì sarà a Coverciano. Il Givibolgo cerca il riscatto a Gualdo dopo la sconfitta di misura subita con il Gavorrano del Condor Bonuccelli. Pacifico Fanani ha cercato di ammortizzare insieme ai suoi ragazzi la delusione di questo stop immeritato ed è consapevole che in Umbria la sua squadra possa riprendere il percorso positivo avuto specialmente lontano da casa, dove il Givibolgo ha ottenuto sicuramente molte vittorie.